principale della neonata associazione Amici del Pallone. Ma come la storia racconta, sono gli eventi tristi che sensibilizzano il cuore degli indifferenti, la tenacia del gruppo storico per il resto. Era l'anno 2012. Nello, allora presidente dell'associazione, viene contattato da Daniela Barenghi, uno scricciolo di donna con la forza di un elefante e il coraggio di un leone. Cercava una squadra che partecipasse al Taveri Ben di Soriano, che aveva l'obiettivo di raccogliere fondi utili per aiutare i meravigliosi ragazzi del Melograno di Abbiategrasso, fondi per la benzina dei pulmini, per le uscite, le gite, l'agosto insieme, eccetera. Dani e Nello organizzano un incontro con i ragazzi e con gli amici del pallone. Sono, se ci penso ancora mi emoziono. Nel 2012 a febbraio Anfas era in un ginepraio, un torneo di calcio voleva organizzare e 8 squadre doveva trovare. Tutto sembrava difficile in salita per una buona riuscita e quindi si poteva pensare, questo progetto non sta da fare. E invece, chiedi a questo, chiedi a quello, si presenta un certo Anello. Presidente sorridente di un gruppo sportivo. Che si impegna a dare un contributo fattivo ad organizzazioni ed associazioni che cercano donazioni. Il loro aiuto fu la soluzione. Loro si chiamano gli Amici del Pallone. E di successo fu assicurato. Da allora continua il sodalizio, con esito sempre redditizio. Ogni anno ci sono eventi e manifestazioni che danno sempre grandi soddisfazioni. Questo episodio ci continua a ribadire che solo uniti si può costruire. Vale.